Il viaggio della maschera è stato l'apertura nella mappa della maschera nel mondo. Iniziai negli anni 60 con le maschere della commedia dell'arte, come alibi alle mostre agli inviti che mi venivano rivolti, quindi Pulcinella a Napoli, Ferruccio a Melio, Gianluì a Torino, pensando alla Fiat al tramonto, Pantalone, Sganappino, Fagiolino, Dottor Balanzoni a Bologna durante il Festival del Performance, dove c'era anche Francesca Minoli. E questo viaggio della maschera ha toccato diverse geografie dove per tradizione, per rituali, per cerimonie religiose profane, dal Tirolo alla Sardegna, nel Tirolo ebbe un'indicazione di Mary Fon, figlia di Ezra Pound, e andai nell'Alto Volta, quindi a Mali, Burkina Faso, in Giappone, a Nara, in Messico, in New Mexico. Era un giro del mondo a ritrovare il senso di un appiglio, di rispetto e di dispetto alle tradizioni, ma con grande simpatia, come ritrovare stilemi che caratterizzavano l'aspetto visivo di questi fetici amuleti e nello stesso tempo mi permettevano di intervenire con fantasia sulle loro proprie mitologie. Quindi in particolare questo viaggio fu svolto la prima volta a Bali con gli eredi ideali della maschera, quindi da Balun Sanom, Tangusso, figlio Sucaria, con cui continuo. Ho trovato e dato il senso alla continuità perché loro, nonostante la deformazione totale del loro luogo, del loro sito, del loro spazio, hanno la capacità di mimetizzarsi e di ritrovare il senso, appunto, il movimento dei loro rituali. E attraverso questo, appunto, come dicevo poc'anzi, io sono trovato complicità anche nel movimento, nella ritualità della maschera, in luoghi anche abbandonati, lungo i fiumi. Sono archeologie del tempo del Veda. La maschera, come iniziai, aveva l'autoritratto della mia fisionomia, ecco perché ho pensato avesse un senso presentare le mie prime pose, dove c'è l'Efebo di Subiaco, che fu il mio primo viaggio, il mio primo tour a Roma, e anche l'Efebo di Selinunte e di Agrigento. L'ambiguità di queste pose era basata su un compiacimento di identità, non palesemente o istantaneamente narcisistico, ma per me era un'immobilità che mi permetteva di viaggiare con la mia maschera fisionomica nel mio proprio tempo esistenziale. L'aggiunta delle maschere, anche i materiali, sono quelli usati nei luoghi, quindi a Bali il legno, in Giappone una materia, una pappa di polvere quasi segreta. Rapporto con gli artigiani a Bali, cioè anche gli artigiani nel senso dell'ornamento e dell'artigianato, in Italia sono a Murano, quindi un calco soffiato nel vetro, o anzi il vetro soffiato nel calco, e così anche con la ceramica, vietri, poi con Venera fino a Chiaro, creando anche dei capricci, e poi finalmente, monumentalmente, con le ceramiche Gatti nel 90, erede del Lago Ceramista Futurista, di cui ho scelto di esporre l'erma estetica Zarathustrasso, che vive l'alibi di Torino, perché appunto Nietzsche baciò il cavallo, in questo caso il cavallo di Guernica, che è l'esemplare dell'artista superuomo. C'è una corona all'infinito dell'Ecce Homo, ci sono i sonagli della musica e della follia. E potrei divagare all'infinito o girare passeggiando nello spazio, ma forse è prevista l'immobilità, chissà, vado.